Salve a tutti, buon pomeriggio a tutta vostra omeless. Oggi volevo farvi vedere la strada in cui ho dormito per diverso tempo nel 2017-2018, non mi ricordo bene. Sì, il posto dove dormivo sempre qua a Milano, perché c'è un motivo, lo faccio vedere, c'è un motivo. Questo credo fosse qui all'inciclabile, lo faccio vedere, vabbè, senza inquadrare le vetrine se posso, perché ecco qui in terra, qua dormivo io, no? Ora passa gente, cerchiamo lì, ok, qua dormivo io, vediamo un po' se riesco, qua, questo coso qua, giusto? Qua dormivo io, questa è la strada, non mi ricordo come si chiama, questa è la strada, lo faccio vedere, che là c'è via Monte, no, là diciamo se giri a destra trovate poi via Monte Napoleone, insomma proprio un centro centro, e da questa parte si va appunto in centro. Là c'è la strada che porta a San Babila al Duomo. Insomma, questa strada, sterzando, vediamo un po', venivano di là, giravano in qua, in questa strada, e ci venivano delle macchine abbastanza costose. I nomi li sapete voi, macchine a 200-300 mila euro, quindi abbastanza costose. In questo tratto di strada che voi vedete, che è da, non lo so, da là laggiù, non lo so, sarà 100 metri. 100 metri, credo sia 100 metri, un centinaio di metri, non di più. Insomma, facevano. Io ero rigirato dall'altra parte, giusto? E sentivo dei rumori. Oh, boh, sembrava all'autodromo di Monza, sembrava d'essere. Però non mi giravo mai. Però poi, pensando tra di me, diciamo, ma come fanno a fare tutti questi rumori, queste macchine, se a 100 metri sta strada? Se si arriva, sono soltanto 90 metri. Non lo capivo, no? Poi col tempo, a vederle sempre meglio queste macchine, una sera insomma mi voltai, guardavo che macchine erano, tutto il resto, e le vedevo che passavano, non so, sono state a 30-40 km orari. Non so se avete sentito, cioè vanno a 30-40 km orari e fanno un rumore. E mi rimase impresso perché passavano, io venivo qua tipo all'8 di sera, 8 e mezza, sì. E dall'8, diciamo dall'8 e mezzo alle 9 e mezzo, 10, o dall'8 alle 10 passavano. Sembrava sempre che, non lo so, in questi 80, 90, 100 metri andassero a chissà quale velocità. E invece notai alla fine che probabilmente nel rumore proprio della macchina, che essendo macchine parecchio costose, davvero a 200-300 mila euro, non dico. Non so come si chiama, il marchio della macchina, non so, di case di produzione della macchina, non lo dico, non so, ma facevano un rumore. Poi adesso ve l'ho detto, mi riuscirà ad andare a 30-40 km orari, perché meno di 100 metri, 100 metri, nulla. Mi rimase impressa questa cosa, perché sentivo tutti quei rumori, sembrava di essere all'autodromo di Monza, eh? E invece in realtà era una stradina, guardate dove arrivo, una stradina. Vabbè, nulla, io vi saluto, passate delle buone giornate, come vedete è chiuso, qualcuno ha detto è chiuso, vabbè, è normale, è estate, a Milano, chiusi i negozi in estate è normale, questo qualcuno, a volte c'è della gente che parla, boh, raccontiamogli una storia, una favola, eh? A Milano in estate, ci sarà un motivo, no? Io non lo dico perché YouTube Italia, se no censuro il video, ma lo sapete anche voi, se siete a casa lo sapete.